sono 5 anni che lo faccio tu immagina una giornata così fare il commerciale significa svegliarti già con poca voglia di andare in giro perché sono le giornate più a rischio per noi perché c'è gente che si ferma va piano scivola io ho fatto il commerciale anche per molti anni 2-3 anni in Lombardia e tu immagina mi svegliavo al mattino sveglia a 5 e mezza, sentire alla sveglia musica e subito dopo le notizie sul traffico e ascoltare code tra Pira e Cormano significava già svegliarsi ed essere già in coda senza neanche essere partito cose, cose davvero, poi ovviamente nessuno si lamenta, nessuno, però sono aspetti del lavoro commerciale che molti non sanno io nasco come, come disegnatore mi sarebbe piaciuto effettivamente lavorare nel campo del, del disegno tecnico e infatti avevo, avevo frequentato il corso serale per disegnatore AutoCAD conseguendo la qualifica anche per, per trovare lavoro in quel senso e ce l'avevo fatta poi però il, lo studio per cui ho lavorato si è sciolto e mi sono, ho, ho deciso di mollare un attimo il mondo del lavoro per cercare di finire l'università. Mi sono accorto che non volevo fare quello, non volevo fare l'ingegnere, e al che ho deciso di, di mollare tutto e cominciare a cercare lavoro. In quel momento però, eh, lavori come disegnatori non ce n'erano più, e effettivamente la gran mole di, di offerte erano quelle sul mondo commerciale, e lì, lì ho detto, boh, io non sono capace perché mi vergogno di andare a comprare il pane, figuriamoci ad andare a proporre porta a porta dei, dei prodotti. E invece poi quando poi fai di necessità virtù, come ho imparato a stirare, come ho imparato a cucinare, come ho imparato a far tutto, ho detto imparerò anche, anche a parlare, mi farò uscire la faccia tosta e, e, dovrò, e ci andrò e così ho cominciato a rispondere a, delle, a degli annunci di lavoro commerciale ho incontrato aziende che mi proponevano questo tipo di lavoro. Io ho vissuto la crisi in un'azienda da contratto da dipendente, l'azienda doveva investire, sia, ha investito sia in risorse umane che in macchinari e poi per politiche aziendali sbagliate si è ritrovata in mezzo a una crisi che l'ha travolta e ha dovuto scegliere se portare e mandare indietro i macchinari o lasciarci a casa. Sostanzialmente ci ha lasciate a casa, la politica più immediata e più semplice da effettuare è quella. Negli ultimi quattro anni ho fatto più o meno 50-60 colloqui. I colloqui sono stati fatti a Torino, a Milano, Bologna, eh, Cremona. Fin giù a Macerata, fin giù a Roma, proprio per cercare eh, quanto, più, quanto più possibile. Il discorso è quello di, eh, dell'investimento che una persona deve fare anche per cercare lavoro stesso. Perché una persona disoccupata che cerca lavoro ha sì la volontà di rientrare al più presto nel mondo del lavoro, però deve avere anche le risorse, e per risorse intendo. Una macchina per recarsi a fare il colloquio piuttosto che i soldi per un biglietto aereo per andare e tornare a Roma. E questo è possibile all'inizio? Sì, appena finito di lavorare, comunque un po', uh, un po' di soldi da parte ce li hai, però poi, effettivamente, se il tempo comincia a passare e non ci sono più entrate, effettivamente o si cerca eh, di restringere di nuovo il campo e quindi di restare più vicino a casa possibile per anche economizzare, oppure rivolgersi a, nel mio caso anche a un aiuto a, alla famiglia. L'esperienza nel settore assicurativo è con capacità gestionali e di vendita. Proponiamo assunzioni a tempo indeterminato, si prega di inviare il curriculum. Agenzie di assicurazione. Di saper fare tutto. 190 persone già su questa offerta ci proviamo ovviamente in un periodo di crisi come questo, l'azienda è difficile che prenda un commerciale come lo prendeva 10, 20, 30 anni fa con uh, contratto da dipendente, con uh, tutti i benefit del caso, macchina, cellulare, eccetera, investe nel mondo del, del, del commerciale dandoti comunque magari solo i rimborsi spesa, uh, però ovviamente cercando un inquadramento che spinga il, il, il lavoratore a un contratto autonomo, quindi come agente a partita IVA. Io sono uno molto schietto, non voglio far perdere tempo all'azienda, non voglio perdere tempo io. E allora chiedo sempre il rapporto di contra di contrattuale come, come si svilupperà. E a un certo punto una, una nota banca, un noto circuito bancario mi ha, mi ha detto, lui era un consulente finanziario, e mi ha detto: Noi proponiamo un contratto a tempo indeterminato a partita IVA. Al che io, sbalordito, ho sbarrato gli occhi e gli faccio: Come scusi, può ripetere? E lui, nonostante avesse capito che di fronte non c'era proprio un deficiente, ha ribadito il concetto contratto a tempo indeterminato a partita IVA. Al che, capito il, la situazione, ho detto: Non mi interessa, grazie, arrivederci. Ci sono delle situazioni in cui mi sono trovato, in, una in, qual in qualche situazione in cui il datore di lavoro mi proponeva praticamente il nulla. Cioè tu metti la macchina, tu metti gli anticipi, tu metti la benzina, tu metti i pedaggi autostradali e mi cerchi i clienti. E a un certo punto gli ho detto, senta, fa prima a chiedermi 20, 30, 50 mila euro in contanti, così io entro in società con lei e avrò degli utili poi perché mi sta chiedendo un investimento che io al momento non posso fare. Siamo arrivati all'assurdo che effettivamente per iniziare a lavorare ci vogliono i soldi per fare i colloqui, ci vogliono i soldi per iniziare a girare. E nel campo poi commerciale effettivamente di soldi ce ne vogliono tanti. A 30 anni, quando comunque ti propongono un contratto di 2, 3 mesi, 4 mesi a progetto, senza effettivamente capire, vedere dall'altra parte una progettualità futura, la motivazione viene a mancare di per sé. Grazie a rivederci cerco altro. Piuttosto sto a casa e visti i tempi magari non spendo i soldi anche per venire a lavorare, perché c'è anche questo. Ci sono settimane eh, intere in cui ci si alza al mattino a fatica perché dici tanto non ho niente da fare, e posso cercare lavoro domani, posso cercare lavoro dopodomani. Questa settimana non lo cerco per niente perché tanto manca totalmente l'attenzione verso l'individuo, la persona. Mi rendo conto che quando ci si rivolge effettivamente alle agenzie, agenzie che vengono fuori come, come i funghi. Infatti di uno o due persone che cercano di, di farti credere che hanno il modo da lavoro in mano, in realtà non capiscono neanche loro, non sanno neanche neanche capire che persone hanno davanti. L'importante è creare il contatto e mandarti in azienda. Tanto tu spendi i soldi e loro li guadagnano. Ovviamente non si fa mai di tutto il buon fascio, però nella maggior parte dei casi. Uh, con l'intermediazione delle agenzie che poi si avvalgono anche dello strumento del colloquio di gruppo, si è una massa, un, una massa di numeri da prendere, ovviamente far vedere che li si è valutati attraverso dei test psicologici o psicoattitudinali, e poi presi e mandati singolarmente direttamente in azienda, facendo credere al candidato che è stato scelto. In realtà mi è capitato più di una volta di uscire dall'azienda e incontrare il ragazzo che era con me nel, durante il colloquio di gruppo. Quindi ci si rende conto che alla fine siamo stati presi e siamo stati catapultati direttamente in azienda senza una, una scrematura adeguata. All'inizio si sopravvive grazie al fatto che io personalmente sono abbastanza formichina e quindi ovviamente rinunciando a tantissime cose a partire dalle vacanze. Sono dieci anni che non faccio una vacanza anche perché non ho mai avuto ferie, per cui quando lavoravo devo lavorare anche ad agosto, quando non lavoravo non avevo i soldi per fare le vacanze. Quindi rinunciando a parecchie cose, e a rinunciando al superfluo. E I primi tempi, comunque, con quello che si è messo da parte, più o meno nel mio caso i miei genitori mi danno una mano perché potendo riescono a farlo, non so ancora per quanto. Devo trovare una soluzione. La soluzione è quella di continuare ogni mattina a svegliarmi presto e a cercare su internet altre possibilità, sperando che il telefono squilli, dall'altra parte, cercare di qualificarmi ulteriormente. Uh, facendo una piccola ricerca sul, uh, sulla richiesta che c'è al momento sul mondo del lavoro oppure ultima soluzione remota quella di consultare anche siti che, ti che comunque segnalano concorsi però anche lì quella è veramente l'ultima delle soluzioni perché è talmente difficile, talmente complicata come, come situazione che effettivamente sì, gli butto un'occhiatina, però... Mi viene veramente un, un, un senso di rabbia perché io la scelta l'ho fatta a 19 anni. L'ho fatta con, spinto dall'età dall giovane, tutto quello che si vuole, però l'ho fatta e l'ho mantenuta. Se qualcuno mi desse la possibilità di, di dire da qua a cinque anni riuscirò ad avere una casa tutta mia e, uh, con cui, da condividere con una, una persona che amo e farci dei figli, altro che bamboccione. Il problema è che io la scelta l'ho fatta ma faccio fatica. E io le persone che incontro tutti i giorni ai colloqui sono tutte persone più o meno coetanee sono tutte persone che hanno difficoltà e per la maggior parte, un buon 90% vive ancora con i propri genitori, perché effettivamente non è una questione di comodità. Ci sarà una persona su 100 che dice, boh, sto comodo perché mamma mi fa da mangiare, mamma mi pulisce, mamma mi stira, non devo pagare affitto, non devo pagare niente. Ma il resto è proprio una, una condizione necessaria in questo momento perché non può assolutamente permettersi di andare a vivere da soli o neanche a condividere uno spazio con un'altra persona. In questo momento mi giro intorno e ci sono e ti vedi tante cose da, da, da dover sistemare. Allora, vorresti un lavoro, vorresti una casa, vorresti una famiglia. Da dove parto? Provi col lavoro. Allora mi concentro sul lavoro perché dal lavoro poi parte una sicurezza della propria persona che non è una cosa indifferente. Poi arriva una situazione di sicurezza economica che mi può garantire magari anche una sistemazione in termini di casa e poi quelle due cose magari faranno in modo che si possa creare una situazione di, di convivenza, ma la vedo talmente lontana che francamente mi perdo a cercarla nel futuro, cioè proprio zero.